La prima filiera della birra toscana coltivata nella Piana di Lucca vince l'Oscar Green dei giovani di Coldiretti. La startup Il Bafolo di Porcari si è aggiudicata la sezione Campagna Amica del concorso che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'agricoltura, molti dei quali lo hanno fatto proprio a cavallo della pandemia. La società agricola porcarese è una di queste, nata una settimana prima del lockdown dalla passione di tre amici, Gabriele Lorenzi, Nicola Baroncini e Marco Fornai. È un esempio di impresa giovanile che, nonostante il contesto di difficoltà, è riuscita comunque a sbocciare, contribuendo al risultato raggiunto dal settore agricolo lucchese, spiega Coldiretti, con un più 0,6% di crescita. La startup di Porcari ha ricevuto il premio nell'ambito dell'iniziativa L'agroalimentare in Europa al tempo della crisi, che si è svolta nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio a Firenze. Il nostro progetto è un po' particolare perché siamo un birrificio agricolo, però abbiamo un po' chiuso la filiera anche andando a coltivare 7 ettari di orzo e soprattutto 4 ettari di luppolo, che sono un po' uno dei più grandi coltivazioni in Italia a oggigiorno. Questo ci permette di creare veramente una birra del territorio, legata veramente al territorio in tutto il suo percorso, e questo è solamente l'inizio di un progetto di ampio respiro agricolo, per cui noi vorremmo diventare nel giro di 4-5 anni un'azienda agricola specializzata proprio come birrificio, ma anche come azienda agricola, nei prodotti per la birra.